Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Finalmente riesco a fare un video acquisti, perché da un po' che non facevo acquisti, però alla Lidl non ho potuto rinunciare, però mi sono trattenuta perché purtroppo non è sempre possibile spendere tanti soldi, altrimenti avrei comprato tutto. Quindi vi mostro che cosa ho comprato e parto subito dagli sticker. Come vi ho detto, sono poche cose, non sono tantissime. E quindi vi mostro questi due sticker che ho preso, queste con le lettere ed è un foglio solamente. E i prezzi non me li ricordo, credo 1,40, 1,90, non mi ricordo, comunque meno di 2 euro. E poi ho preso questi qua che sono i numeri di Natale che vanno fino al 24 e sono due fogli e penso che li userò per il calendario d'avvento che farò però a breve sul canale. Poi ho preso washi tape o deco tape, non so cosa siano questi perché c'è scritto nastro adesivo decorativo. Praticamente sono usciti quelli nuovi questa settimana, che sono quelli nella scatolina, che sono più o meno simili, solo che erano 8 e costavano tipo sui 4 euro, 3,99. Invece questi sono quelli della settimana precedente ed erano ancora rimasti alla mia Lidl e quindi questi costavano solo 1,99, quindi per lo stesso numero di washi tape diciamo che il prezzo era migliore. Allora, abbiamo questo qui che è con tutti quanti le palline di Natale. Guardate che carino, così, bellissimo. Poi, ed è anche abbastanza spesso, per la verità. Poi abbiamo questo che è con i pupazzi di neve, con le renne. Guardate che carino, con Babbo Natale, sono veramente carinissimi. Poi abbiamo questo, che con sempre Babbo Natale, il pupazzo di neve, con scritto Merry Christmas. Guardate che bellino. Così. Poi questo, che è con le palline di Natale. Questo. Poi abbiamo gli altri quattro. Questo qui, che con i pacchetti regalo. C'erano tre versioni, quello con la confezione rossa, con la confezione verde e con la confezione blu. Quindi in base alla confezione cambiavano le decorazioni. Poi questo con gli alberelli di Natale. Guardate che belli. E poi abbiamo l'ultimo, questi con gli omini di pan di zenzero e sempre con tipo, siano penso tutti tipo biscotti di varie forme, vabbè, sono stupendi. E queste sempre con le palline di Natale, che carini. Poi ho preso la carta regalo, questa qui. Aspettate che ve la giro, così la vedete meglio. Ok, questa qui che sono, questa mi ricordo, stava un 99 centesimi e sono 5 metri per 70 centimetri di larghezza. E per 99 centesimi non è proprio niente praticamente. E quindi niente, questa è fatta così con Babbo Natale. Mi è piaciuta tantissimo la faccia di Babbo Natale perché guardate, è pucciosissima. Poi abbiamo le renne, sempre con la stessa faccina, e il mio pupazzo di neve. E quindi serve un po' per impaccare i miei regali di Natale. Poi, in ultimo, che in realtà è il motivo principale per cui sono andata, è la... Oddio, non c'entra neanche nell'inquadratura. È la pistola della colla a caldo, che già l'anno scorso volevo comprarla, quindi quest'anno che l'hanno rimessa, ovviamente dovevo averla. Quindi adesso ve l'apro, così vediamo un po' insieme com'è, anche se penso che la conosciate già, però la voglio scartare insieme a voi. Ok, eccoci qua. Non entro più neanche sul tavolo. Oddio, bellissima! Soprattutto mi piace la valigetta, io posso riporre tutto qua dentro e ho tutto sistemato. Mi sento tipo Bob l'aggiusta tutto, non so se ve lo vedete. È un cartone per bambini, magari qualche mamma lo conosce. Bellissimo! Allora, qui abbiamo il libretto di istruzioni che mi leggerò accuratamente appena ho un po' di tempo, cioè mai. Poi abbiamo la pistola. Oddio,
Ma non è meraviglioso? Allora, qua sopra abbiamo, non so se riuscite a vedere, adesso vi alzo, aspettate. Ok, allora, adesso, allora, qui sopra abbiamo praticamente la parte sopra della valigetta e abbiamo tre ricariche, così, e qua c'è la colla a caldo. Ed è questa qui. Pensavo fosse più pesante, non è molto pesante. Allora, qua c'è il cavo per riscaldarla. Questo è la base, quindi si mette così e poi si poggia così e come vedete tutta la colla va già qua dentro, così non impazzisco per sistemarla. E soprattutto è in silicone, cosa fantastica, quindi si toglierà subito la colla a caldo che si raffredda. E poi niente, praticamente una cosa comoda anche che si può attaccare sia così, quindi direttamente alla luce, oppure attraverso la base, e quindi la mettiamo così e si riscalda. E poi ha tre beccucci ed è anche il motivo per cui l'ho comprata, perché quella piccolina si riscaldava subito e si raffreddava subito e non mi trovavo molto bene, avete visto pure voi tempo fa, poi era anche rotta di qua, quindi era un macello utilizzarla. Solamente che a me serviva non solo il beccuccio grande, ma anche quello più piccolo per fare dei lavori più precisi. Quindi abbiamo questo qui, che ve lo faccio vedere, tipo rettangolare, sì, rettangolare. Poi abbiamo questo che è il beccuccio più sottile e questo che è il beccuccio più grosso. Guardate la differenza, vedete? Bellissimo. Quindi i prossimi DIY con la colla a caldo me la vedete utilizzare. Quindi niente ragazzi, questi sono i miei acquisti. Io spero che vi siano piaciuti, anche se non sono così tanti, però questo mi potevo permettere questo mese perché ci sono anche le regali di Natale, quindi sto un po' bloccata con il mio budget. Io vi mando un grosso bacio, se avete qualsiasi domanda mi raccomando lasciatemi dei commenti giù, mi raccomando anche tanti like così mi fate capire sempre che mi siete vicini e che vi piacciono i miei video. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!